Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, Eurotruck Simulator. Allora ragazzi, sono andato un po' avanti chiaramente perché non posso fare video per ogni viaggio. Allora sono a livello amatore, 6 di livello, chilometraggio 4100 km, valutazione 5.0. Qua ho completato la skills lungo raggio. Scusate ragazzi, un momento di vaneggio cumendiano. Qua ragazzi ho messo marchio preferito Iveco, perché essendo comunque un'azienda italiana, veneziana di trasporti, ho voluto mettere il marchio italiano, però chiaramente ci sono delle marche molto molto migliori, quindi l'ho fatto solo per quello. Buono raga, qua ancora ho 58.000 euro per comprare il camion, ci vuole ancora un pochino, quindi sono ancora lavoro per un'azienda, non ho ancora la mia azienda personale. Allora ragazzi, cerchiamo un bel viaggio, chiaramente vedi, lavoro come dipendente, non lo voglio fare lunghissimo, voglio fare un bel compromesso tra guadagno e chilometraggio, perché non posso fare un video di 3000 ore. Questo per esempio è 1397 km, mi sembra un po' troppo. Innsbruck, Manchester, c'ho quelli buoni, sono lunghi chiaramente. Da fare un bel compromesso. C'è il primo che ha un chilometraggio basso, lo prendo. Aspetta, vediamo un attimo. Questo mi dà, mamma mia, che tristezza. Allora, Francoforte. No, allora ecco Franco, no però non voglio Linz Torino, questi sono tutti quanti lunghi. Che balle però, ragazzi, qua mi tocca fare un viaggio lungo. Se voglio prendere bei soldi, però non ho voglia di andare in Gran Bretagna. Rotterdam, Bratislava. Vai, Rotterdam, Bratislava, dall'Olanda alla Slovacchia. E chi se ne fotte? Taglierò un po' il video, ragazzi. Speriamo di avere problemi di lag, ragazzi, con Fraps è una roba indegna. Ok. Ragazzi, se ci sono dei vaneggi cumendiani, chi se ne frega, è proprio quello il bello. La guida pulita non fa per il cumenda, ragazzi. Ok. Dio mio. È un bel viaggio bello lungo, raga. Vai, mettiamo sempre la freccia e vai. Siamo partiti dall'Olanda, dalla Netherlands. Ok. Ocio fiori, non vorrei, cioè qua veramente devo fare i soldi il prima possibile, ragazzi. Ho bisogno del mio camion, sì, che cazzo, sei un po' in anticipo, l'ho messa. Bella, concessionaria trovata, nuova, bene, bene. Questo mi fa godere. Ti pareva? Fari spenti, anche a quello, madonna. Ho appena detto, ragazzi, titta mockery. Maledetti. Bella però, non pensavo che fuori spenti. Bene, bene,
mi fa piacere, però mi sono mangiato 500 euro. E vai, ma tanto noi non badiamo a spese, siamo della Veneziana dei Trasporti, chi se ne frega. Questo gioco, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso, cioè compratevelo, cavolo. Non scaricatelo, ragazzi, che questi qua si meritano i soldini di questo gioco, cioè così possono ampliarlo, fare nuove mappe, nuovi camion. Non scaricate, ragazzi. Non mi hanno pagato per questo, la Software House qua non mi ha pagato per fare questo annuncio. 1349 km, mamma mia, ragazzi. Ma io faccio sempre viaggi lunghi, perché ho scelto, infatti per quello ho scelto il lungo raggio, per avere subito tutta la mappa. Cioè, beh, dopo insomma portare le cose fragili, le consegne e quelle a tempo saranno stupende. Però intanto andiamo così. Oh, guarda che bello, Rotterdam. Aspetta un attimo, vediamo la mappa. Così che per capire, diciamo, Rotterdam, andiamo giù. Abbiamo tanta autostrada, madonna, Rotterdam, arriviamo col video, beh, fino alla Germania, poi alla Germania. Facciamo un po' gli stati, dai. Ragazzi, con The Hunter è un bel problema, che io non lo so cosa hanno i server, devo scaricare una patch di 3 mega e non me la scarica, cioè non posso giocare, perché senza la patch non si può giocare, io non lo so. Sì che la mia connessione insomma non è una roba incredibile, però neanche una merda clamorosa. Solo comunque il gioco mi dà problemi, quindi adesso devo risolvere, perché voglio continuare a cacciare, porca miseria. Andiamo a lavorare. Sono quasi 5 e 6 di mattina. E ho preso la multa per i fari spenti. C'è solo il comenda per fare ste cagate. Prima ho fatto un viaggio da Manchester alla Germania, a Nürnberg, col camion con il volante, oddio, dall'altra parte. E a destra, mamma mia, che casino. In Gran Bretagna con i sensi di marcia diversi, è un casino obeso, veramente. È una cosa indegna. So che questo gioco è stupendo, ma quando hai il tuo camion, i tuoi ritmi, che devi seguire te la benzina, dormire, tutto, assumere i dipendenti, tutta un'altra cosa. Adesso spero che adesso ci sono anche delle patch amatoriali, che mi ricordo che con Euro Truck 1 c'erano un casino. Qua siamo, dove siamo? Siamo già in Germania? O in Francia, non capisco. No, Belgium. Infatti vediamo welcome. Ok, siamo in Belgio, che bello. Insomma, dicevo, con Euro Truck Simulator 1 c'era un sacco di pav, una patch, ragazzi, obesa proprio, con tutta l'Europa, quindi anche Scandinavia, Romania, Serbia, Bosnia, Grecia, l'Italia con anche la Sardegna, la Corsica, la Spagna, poi avevo la Tunisia, il Marocco, che devo prendere il traghetto sempre, l'Algeria, così dopo devo prendere l'aereo e andare in America, quindi c'era Washington, New York, Denver, Los Angeles, era una patch che praticamente appesantiva il gioco, che andava a 1 FPS scarso, anzi no, a 2 FPS scarsi o uno abbondante, scegliete un po' voi. Però, c'è fioi, madonna, occhio che qua è quasi rare, forse c'è ancora il comendone, ma guarda anche la strada. È il comenda ciaccola, da buon veneziano il comenda ciaccola. Eccoci qua, perfetto. Ai, madonna, sporo sto qua, l'ho schivato, vedi, il comendone è così. Per lui la guida è un po' così, che se ne frega, tamponiamo la macchina, ma chi se ne fotte, e vai. Guarda che bello qua, è l'alba del Belgium, aria qua. Però mi manca, non voglio vedere proprio un aeroplanino, un mini comenda che vola nel cielo, ci sta, quindi
se passiamo per qualche aeroporto, vediamo il Cumendone che fa anche il giro del mondo. Mi sta per finire, Fiori, sono in depressione. Cioè, il giro del mondo, iniziato un anno fa, cacchio, quando lo comincia? No, forse, no, marzo. Un anno è passato, Fiori, mamma mia. Qua non è che hai visto i limiti di velocità, porca trota. Vabbè, se prendiamo la multa, chi se ne fotte. Quanto con te? No, sul passo. Oddio mio. Occio, vai che andiamo. Numeraccio come niente. E si go. Guarda che bello, guarda che paesaggi. Guarda dove porta il Cumenda, Fiori. Guarda che roba. La 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 la. Pa 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 pa. Dai, i primi 100 km li ho fatti. Ai Fiori. Qua non so neanche il limite, sarà 90, spero. Oh, ho sempre il terrore di andare addosso, Fiori. Aspetta, controlliamo una cosa per capire quando arriviamo in Deutschland. Di qua, dai, non dovrei mancare troppo. Deutschland, Deutschland. Benzina, siamo in... penso che un pieno lo dobbiamo fare, secondo me. Ho tre tacche. So che tirchi di merda, però. Qua siamo già in Germania. No, ancora qua lì, cos'è, Olanda? Netherland. Ah, Dio mio. Qua ci fanno fare passare il confine ogni 3 secondi. Salutiamo il distributore olandese. Ciao, distributore. Ragazzi, con la scheda grafica è tutto bene, toccando ferro. Me la godo parecchio. A parte Batman, che ho già spiegato su Crysis, quello gioco vanese, non lo so. Faccio tantissimi FPS, ma poi dei crolli incredibili. Quindi, tipo, posso fare anche 120 FPS, ma se poi mi passa a 50, cioè anche un secondo, mi sta sulle balle. Io purtroppo, ragazzi, sono un maniaco e quindi mi sta sulle balle. Mi sta sulle balle vedere un gioco che mi passa da 100.000 FPS a 50 e vedere il piccolo calo di frame, mi sta sui coglioni. Punto e basta. Quindi faccio adesso. Ho pensato di denunciare. Se non mi ricordo neanche la casa che ha fatto Batman. Insomma, spiegare, non è possibile, cazzo. Con un computer del genere non voglio. Cioè, voglio fare dai 3000/8000 FPS. E che cazzo. Adesso mi devo scaricare anche le patch per avere al posto di Ivedo. Perché insomma, Ivedo mi fa un fia miseria mettere Iveco. Il primo camio che compro è quello dell'Iveco, perché sono un'azienda italiana, quindi voglio fare le cose fatte bene io. E dopo mi compro quelli fighi, il Scania, robe così, insomma. Però si comincia col camioncino di merda dell'Iveco. Qua che cosa cos'è? Tornantini, dove siamo? In montagna, Fiori. Questo gioco può sembrare noioso perché magari. Però no, ragazzi, cioè ve lo assicuro, è bello sapere. Mamma mia, mamma mia. Sparo, Fiori. Mettiamo la freccia, anche se magari il buono non serve, che cazzo se ne frega, vai di freccia. Passo io, passo io, passa il Cumenda, non rompete il cavolo. Guarda che bello qua. Tac, tac, tac. Ne arriviamo all'autostrada. E poi stacco. Ragazzi, siamo passati in Germania. Oh, siamo in Germania, Fiori. E si gode Deutschland. Ok, siamo in Germania. È ufficiale, ragazzi. Ragazzi, pioggione tedesco. E vai. E vai di pioggione tedesco. Il Cumendone vi aggiorna su tutto, anche sul meteo. Occio, madonna, che te lo devo sbagliare, mamma mia. Vai di pioggione, che sboccio.
In un secondo, raga, in un secondo. Quindi avete un po' capito come sarà il video. Parte iniziale, passaggio in un altro stato, meteo, e se abbiamo qualche baldracca da prendere in autostrada la prendiamo. Questi sono i video di Euro Truck Simulator del Cumendone, bene sia. Aspetta un attimo, dai, andiamo. Oh, c'è uno fa il caffè. Ok, ragazzi, pioggione tedesco. Buono, raga, siamo in parcheggio. Famo la nanna. Era distrutto, però non avevo più un cazzo. Perfetto. Entriamo in abitacolo. Ragazzi, ho risparmiato la manovra perché per sbaglio ho beccato una macchina. Come potete vedere, dei soldi o meno soldi, perché ho urtato la macchina, solito come da coglionazzo. Però ho risparmiato la manovra, non tanto perché non volevo registrare, ma perché, insomma, mi sono un po' incazzato, un po' eccessivamente. Ragazzi, siamo in Repubblica Ceca. Mancano 343 km. Quindi ormai siamo vicini a Bratislava. Viaggio abbastanza tranquillo, a parte un incidente, quello per andare a dormire è tutto regolare. Ai ai ai. Sarà bello vedere la manovra finale, perché adesso voglio fare anche la manovra, mamma mia. Che risate, fioi. Quanto è? 90 più cash. Siamo usciti da direzione Brno. Vediamo un attimo. Ok, Brno così, dritti e poi Bratislava. Perfetto. Sì, ormai ci siamo, raga. Questa è forse la più lunga che ho fatto finora, perché è vero che ne ho fatta una da più chilometri, però mi contava anche il tunnel della Manica, quindi insomma non guidavo in quel frangente. Quindi veramente questa è un viaggio lunghissimo, in stile Fly Simulator proprio. Vai, raga, ormai c'è Thiamus. Slovacchia. Siamo in Slovacchia, ragazzi. Vedo già Bratislava. Andiamo di non far cappelle, andiamo dritti. Mi sono riportato ancora, chiaramente, ragazzi, perché il nostro Cumenda, l'autista cumendiano, era distrutto. È stato un viaggio bello lungo, ragazzi, eh. Infatti devo trovare un compromesso, perché se voglio registrare il più possibile. Adesso non ho bene la misura del tempo, di quant'è di registrazione, però meglio fare tappe intermedie, perché insomma è bello vedere tutto il paesaggio. 60 km, ragazzi. Qua mi becco un altro temporale. Dopo i lavori in corso. Dopo la pioggia tedesca. Pioggione slovacco. È domenica, ore 16:10. Anche di domenica lavora il comendone, ragazzi. Cosa volete di più? Vai cucumendone. Vai cucumendo. Cu, 110, ottimo. 40 km, ragazzi. 40 km. Viaggio di 1300 e passa chilometri. Ah, Dio mio. Ora voglio come minimo un bonus di 80.000 euro. Cioè, voglio comprare sto primo camion. Guarda che nuvoloni minacciosi. Eccola qua, Bratislava. Guarda che bello.
Facciamo la freccia per sicurezza. Ecco qua, ho fatto un po' una cagata, ma ragazzi, ho tagliato, guarda, guarda che taglio del Kumenda. Vabbè ragazzi, scusate, non ho visto macchina, ho detto mi butto. E mi sono buttato. Eccoci qua, la. Aperto che le manovre comendiane tra Fly Simulator, tutto. Euro Truck, veramente, cioè. C'è poco di simulativo e tanto di comendiano in queste manovre. Bratislava centro. Eccoci qua. Poco traffico qua. Veramente. Dai. Muovite. Ok. Ok. Le macchine che si fermano sempre, grandi. Concessionario Majestic localizzato. Aspetta, sì, però fammi vedere la mappa in cui. Eccoli qua. Siamo arrivati. La. Spero di non dover parcheggiare in uno spazio così ridotto, perché. Oh, eccolo qua. Adesso ci divertiamo. Sì. Ok. Ok. Big. Oddio mio, le manovre mi stanno abbastanza sulle balle, che entrare così non è il massimo della vita, Che brutto essere un gondolaro, ragazzi. Così non entro neanche se vuoi. Andiamo per così. Ho c'ho il muro. Madonna, che do coglioni! Niente, sbagliata.
Oh madonna del signor. Ho preso anche poco spazio, adesso è una pippa. Cambiamo metodo. No, no! Vai, 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 vai Paolino, vai Paoletto! Vai! Ottimo lavoro, vaffanculo. Ah, danneggiato, danneggiato. Sei accorto, bene. Level 8, level 8. Allora facciamo. Merce preziosi, delle merci sono preziose, ma alcune cariche sono più preziose. Bisogna essere esperti per usare questo tipo di trasporti. Merce preziosi che ci vedono trasporti merci. Ok, carichi fragili. Consegne puntuali. Consegne puntuali, questa mi piace. Ok ragazzi, è andata anche Rotterdam Bratislava, 83.000 euro, tra poco mi posso acquistare il camion nuovo. Ragazzi, un saluto del Comendone. Ciao!